Nazionale per guida naturalistica subacquea, e questo l'affascinante insieme di lezioni teorico e pratiche che l'ANFE ha organizzato in Sicilia e precisamente a Palermo. Per saperne di più ascolteremo adesso la docente Mariella Gattuso, esperta in processi di apprendimento, e Gaetano Cala, direttore del personale per l'ANFE. Sentiamo. Guida naturalistica subacquea, un corso ma non soltanto. Sì, è un corso e non soltanto, perché praticamente l'ente nel quale io ho il compito di guidare le dinamiche di apprendimento punta al, diciamo, uno sbocco occupazionale che è molto interessante per questa qualifica. Questi ragazzi sono stati selezionati, devo dire, per le abilità fisiche e anche per il loro livello culturale, che devo dire è anche molto alto. Questi giovani che concluderanno il corso di 900 ore a dicembre saranno in grado, sia per competenze tecniche che teoriche di natura biologica, di medicina iperbarica, di carteggio, meteorologia, di guidare gruppi di turisti e di subacquei nelle immersioni, facendo praticamente vedere, facendo conoscere le condizioni di vita dei nostri fondali marini. Infatti hanno un'ampia conoscenza della flora e della fauna mediterranea. Queste immersioni possono essere fatte tranquillamente, in tutta sicurezza, anche per chi non ha grande e lunga esperienza di immersione subacquea. Ne sono una testimone io, che ho guidato i ragazzi che non sapevo nuotare a dicembre e che ho effettuato insieme ai ragazzi una serie di immersioni in tutta tranquillità. Quindi sbocchi occupazionali, lei diceva, perché questi possono essere... Gli sbocchi occupazionali, dico, nascono da due considerazioni. Uno è che il turismo praticamente è il settore economico su cui punta la Sicilia maggiormente. L'altro perché la Sicilia, diciamo, che come territorio ha la maggior parte delle coste balneabili di tutto il territorio nazionale. Sbocchi occupazionali possono avvenire nelle strutture che si trovano nei siti balneari, che diciamo sono organizzati per fornire tutti i servizi necessari per fare delle immersioni. Parliamo dei cosiddetti diving, appunto strutture adeguate per far fare delle immersioni. Purtroppo questi diving che dovrebbero essere numerosi nel nostro territorio non lo sono, perché è molto oneroso creare una struttura efficiente. Quello che noi prospettiamo per questi giovani è la possibilità di un interessamento da parte di chi ne ha le competenze di creare delle occasioni, praticamente, delle strutture con finanziamenti adeguati per poter permettere ai turisti di recarsi a Palermo, dove praticamente queste strutture sono quasi del tutto inesistenti. Per obbligo dobbiamo riferire che esistono soltanto delle strutture che consentono a chi lo desidera di ottenere dei brevetti sportivi a pagamento, ma che non sono organizzati per guidare grossi gruppi o numerosi gruppi di turisti per le immersioni. Dicevo, queste strutture non esistono, anche se dobbiamo dire che il Comune, per esempio, ha valorizzato con delle pubblicazioni e anche, credo, una videocassetta, la riserva di Capogallo, per esempio, laddove non esiste invece, c'è una mancanza di progettualità per effettuare del turismo subacqueo. E allora, la legge 24 vi ha dato l'opportunità di formare questi corsi. È il futuro? Guardi, probabilmente la 24 non ci ha dato la possibilità di formarlo, ci siamo creati noi all'interno dello staff, insomma, progettuale di questo ente, e con la volontà, insomma, di tutte le persone che hanno voluto fortemente, dalla direzione ai tutor, ai progettisti, insomma, questo corso. Lo dico con grande cognizione, perché la 24 è una normativa purtroppo abbastanza vecchia e come tale, insomma, purtroppo ha dei limiti non indifferenti nel reperimento di risorse, quali docenti, formatori, che siano specializzati nel settore. Quindi per poter realizzare il progetto di guida naturalistica subacquea abbiamo avuto problemi enormi nell'andare a individuare le risorse adatte, che erano esattamente i due formatori che sono le colonne portanti di questo corso. Abbiamo dovuto rigorosamente assumerli ex novo, con problemi non indifferenti, perché per chi non conosce questo sistema, è un sistema abbastanza farraginoso e soprattutto impaludato, quindi non ci garantisce quella flessibilità
quella discrezionalità e libertà, insomma, che invece è prevista per il Fondo Sociale Europeo, insomma, è prevista con altre iniziative finanziate con altre leggi, insomma, comunitarie, nazionali o regionali. Quindi il problema più grosso è auspicarsi. Io sono, insomma, abbastanza giovane, questo è un problema che si auspicano anche persone che sono nella formazione da 20 anni, ma non ci sono stati grandi risultati. Una riforma seria, maggiore flessibilità progettuale e dare la possibilità all'ente di far corrispondere alla flessibilità progettuale anche la scelta di professionalità che garantiscono l'esito positivo del progetto. E quindi sbocchi occupazionali. E quindi sbocchi occupazionali, anche perché è un progetto, ripeto, la 24, se si va a vedere il piano formativo, effettivamente siamo costretti alle volte a fare a prevedere tipologie corsuali sulle quali noi ci sforziamo di renderle più possibili attuali con quelle che sono le esigenze di mercato, però onestamente siamo parecchio, dico parecchio, limitati.